campo neutro. Allora, non deve venire perché impegnato. Io che rispondo, ma io non ma lo so, ma lo faccio. Ma questo è uno stupido. Non te lo dico, vabbè, poi ne parliamo. Questa sede oggi ha una valenza importante perché parliamo di sport per la città, uno sport che è catalogo degli sport e le altre discipline che onorano a 360 gradi lo sport a Catania. Per cui 10 persone. Ma prima un grazie vero, sincero e sentito a tutti coloro che conosciamo una funzione che non è soltanto di semplice informazione, ma è anche di formazione. Per... Grazie. Catania Rossa Azzurra. Catania Rossa Azzurra è una realtà ormai accanto a Catania, ma di essere anche accanto a tutte quelle altre realtà sportive che Catania onora rappresenta. Studenti combattendo quella battaglia giuridica che ci portò ad essere vittoriosi, corsi e ricorsi storici. Fai qualcosa. Cosa voleva fare il Cristina se non rimuovere alla legalità? Poi non abbiamo fatto una riflessione perché è stato sempre nel nostro animo. Ma lo sport non è. Io dico essere sponsor del Catania, forse sempre, non sempre. Grazie alle altre società significa amore per il territorio. Sportive non ha compiuto soltanto un'operazione commerciale, io penso che abbia compiuto un vero atto di amore. Se circa 300 persone sono tra noi, ma tra queste 300 persone ce n'è Russo Molosoli, questo personaggio che adesso è il nostro socio. È lui stesso un brand che rappresenta la famiglia dell'Etna, un brand. Esprimere tutta la mia gioia per e l'onore che ho avuto dal presidente dell'associazione Catania Rossa Azzurra, l'avvocato Enzo Ingrassia, che il mio papà si sono sempre voluti bene, frequentati per tutta la vita, oltre che il nostro avvocato del gruppo, quindi ha già detto tutto molto bene l'avvocato Ingrassia, lo spirito è proprio quello, cioè di creare aggregazione, inclusione e promuovere lo sport a disputato la Superlega e alla Volley Valley che è andata a disputare i playoff, proprio ieri abbiamo vinto la partita e siamo saliti in Serie B, ma diciamo che il padre di Catania Rossa Azzurra che sta dando grosse soddisfazioni a tutti in questa disciplina che anche per via del Covid vuole sostenere lo sport a Catania, vuole promuoverlo, lo sport significa anche progetti sociali, nel senso della dedizione e del sacrificio. Per cui spero anche che con l'amministrazione di Catania e ringrazio l'assessore allo sport, dottor Sergio Parisi, per la sua presenza, magari si possano anche intraprendere iniziative sociali che così ringrazio i nostri amici giornalisti e colleghi. Viene dimostrato ogni giorno dalle varie iniziative che si vanno a percorrere. Il malumore a volte. Ringrazio, questo sì, l'imprenditore, ma in questo caso il dottor Francesco. Ricordiamo il massimino che ti ricordavi per 20.000 persone.
1930. Per tutti un saluto, un caro saluto da Mario Corrisi, prego. Attorno a Catania Rossa Azzurra e attorno al mondo dello sport che sta anche al di fuori del calcio, costituendo credo, un modo per portare all'esterno questi concetti. Ringrazia la struttura giuridica di questo progetto. Questo deve essere un punto di partenza, deve essere un punto di partenza affinché altri imprenditori il progetto pilota. Chiaramente servono più risorse, servono altri imprenditori, assolutamente. Perché adesso poi che appena si spargerà la voce, che la ma scattate tutti contemporaneamente, prego. Un'altra foto? Grazie. Ma io posso dire senza retorica che forse oggi abbiamo vissuto un momento storico, perché fermo restando il calcio, che è lo sport principe, gli altri sport non sono da meno, quindi essere riusciti ad aggregare 10 società sportive che sotto l'egida di un'associazione sportiva qual è Catania Rossa Azzurra, ma soprattutto sotto la lungimiranza di un imprenditore, lo dico illuminato, qual è Francesco Russo Morosoli, io reputo che da oggi in poi a Catania si possa coniugare in maniera diversa, si può dire il verbo dello sport, sì, il verbo dello sport. Tra l'altro non a caso è proprio l'Etna. Tanto non a caso è proprio l'Etna, no? Che fa da collante, no? In questo caso, no? Bello, bello, il vulcane, il cuore, il rosso dell'entusiasmo. Io penso che sia un binomio veramente determinante per la città. Funivia dell'Etna e Catania Rossa Azzurra, mi piace dire, hanno approntato una cornice, forse anche modesta e semplice. Ecco, fare un quadro di valore penso che spetta alle società sportive. 10 discipline sportive, il senso di appartenenza, sono le chiavi che hanno invitato Francesco Russo Morosoli a sostenere economicamente e socialmente questa iniziativa. Certo, il senso di appartenenza è la chiave di tutto, anche la scelta dell'azienda del mio gruppo, quindi la Funivia dell'Etna, non è a caso, cioè un'azienda del territorio che fa territorio, l'Etna, la nostra mamma, e quindi il messaggio è ancora più forte, quindi sì, certamente, spero che altri imprenditori diciamo sposino la causa e per far sì che questa iniziativa diventi sempre più forte, sempre più efficace e sempre più bella per la nostra città. Tra l'altro questa è la prima esperienza in assoluto a Catania da parte di un imprenditore che sostiene economicamente e da un punto di vista anche sociale tutti gli sport. Certo, perché per la prima volta appunto un privato si è posto come fil rouge per sostenere tutte queste iniziative e quindi è un progetto importante, speriamo che altri imprenditori sulla scia di questo esempio si uniscano, sposino la causa, perché dobbiamo sempre fare qualcosa di più e dobbiamo dare più sostentamento e più linfa a questi sport.